time. Andiamo sui temi caldi, andiamo sull'NBA perché oggi riparte tutto, oggi si ricomincia, oggi comincia... La second season, la chiamano la second season. Oggi finalmente comincia il bello. Però direi di partire dai play-in. Partiamo sì, da lì. Play-in. Esatto, i play-in dove ci sono state la prima bellissima sfida, Lakers contro Minnesota Timberwolves. Se dovessi racchiudere, diciamo, questa sfida in due... Allora, guardiamo. Guardate queste. Ok, queste. Aspetta, vediamo. Sì. Queste? Ok. Questi sono i coglioni di Anthony Edwards. Questi sono quelli di LeBron. No, no. Ma povero Anthony Edwards. Vabbè, vabbè, è un fenomeno, un fenomeno, un fenomeno. Un talento sontuoso. Sì, è anche vero che Anthony Edwards è molto più giovane. Quindi... Vero. E infatti ha tutto il tempo. Però LeBron alla sua età era un'altra roba. Mm. Beh, sì. Comunque... ragazzi, io infatti volevo chiedere a voi, i Lakers, secondo voi, faranno strada o no? Intanto hanno i Memphis Grizzlies contro. Sì, che non sono la squadra migliore che tu possa prendere, perché comunque, no, secondo il regular season. Trovamene una migliore, cioè voglio dire, sì, a Ovest è un gran casino, no, sì, bravo, non c'è... Bravo. Non c'è una squadra materasso, Anche i Kings che non fanno i playoff da 16 anni ma sono arrivati terzi e giocano un gran basket. Oh Franz, sarò pazzo io, ma la squadra migliore che secondo me si poteva prendere sono i Denver. Vero, c'è sulla carta, vero. Sì, che è paradossale, perché tu guardi le prime tre ad Ovest sono quelle che tutti considerano le tre squadre materasso, se ci pensi. Sì, è vero, è assurdo. Però non è così, perché ci sarà un motivo se sono state lì in alto. Continuità, bel gioco e insomma, nel caso di Memphis anche gran solidità. Cioè Memphis è l'unica squadra che ha continuato a fare risultati indipendentemente dalle assenze, cioè è mancato Morant, è mancato Jaren Jackson, è mancato Bane, sono mancati a giro un po' tutti, ma questi non hanno mai avuto un periodo di flessione, e non solo quest'anno ma anche l'anno scorso. Delle tre lì in alto sono la squadra più complessa da affrontare, però di quelle in basso i Lakers sono la più complessa da affrontare probabilmente in questo momento, quindi sarà spero una grande serie, e speriamo lunga. È stata una grande partita questa, Ale, perché in realtà i Lakers erano sotto di tanto, eh. Cioè c'è stato un momento in cui forse a meno 16 sono arrivati addirittura. Infatti, la realtà è che è andata bene ai Lakers, o meglio, Minnesota con questo signore, che è uno dei giocatori più sottovalutati dell'NBA, che è Mike Conley, perché è veramente fortissimo, che ha fatto 6 su 7 da 3, Karl Anthony Towns, che ha un talento smisurato in attacco, è leggermente peggiore in difesa, è mollo come Malesani, è mollo. Minnesota ha giocato una grande partita, ma quando contava, ragazzi, LeBron, ma quante, cioè a 40 anni, ma, ed era palesemente il più fisicato in campo, cioè il più dominante fisicamente in campo per certi, in vari momenti della partita, è stato LeBron. Allora, posso fare una domanda? Quarto. Scusami Ale, ma solo a me Schroeder sta altamente sul cazzo, cioè io proprio non lo sopporto. Io non lo riesco a sopportare. No, mi sta proprio antipatico. Ma perché ti senti? Ma non so, mi dà fastidio. Ma non solo per come esulta, cioè è proprio antiestetico. Beh, strano quando si muove in campo. È il ciuffetto biondo che è il ciuffetto biondo, secondo me è il ciuffetto biondo. È proprio fastidioso. Vai, scusa, piccola parentesi. Però sì, LeBron è stato assolutamente decisivo. Che poi, parlando di gente che ti sta sulle palle, Ene, non c'era Gobert. Vero, fortunatamente. Non c'era Gobert. Vero. Ma adesso abbiamo scoperto che sta sulle balle anche i suoi compagni di squadra, quindi... Ah, è vero che c'è stata la rissa, c'è stata quella sorta di rissa a inizio partita, vero? Sì. A fine primo tempo. Prima di fine primo tempo. Sappiamo tutti come cos'è successo, non so, magari Hendrix non lo sai. No, io non so cosa sia successo in realtà. Praticamente slow motion. Slow motion. Anderson, dopo un mancato aiuto difensivo di Gobert sul finale della partita, gli ha praticamente detto su. Si sono cagnati un po' in panchina e Anderson ha detto tipo puttanella a Gobert. Tutto giusto, non vedo errori. Ho capito, ma te dici puttanella a uno di due lenti, che cazzo vuoi che ti faccia, scusa? Io sinceramente
ok, però non puoi offendere così, io avrei fatto lo stesso di Gobert, anzi a me non mi fermavano. No, poi addirittura hai ragione o meno. No, beh, non puoi. Se, non so cosa ne pensano i ragazzi. Ero curioso, infatti, di sentire il A proposito, direi che la persona più indicata a riguardo è il re del disrespectful full peso. Quindi, come l'hai vista tu? Ma secondo me è un discorso in cui bisognerebbe considerare sicuramente una parte di background che noi non abbiamo chiara e non ha nessuno chiaro se non i giocatori di per sé. Sicuramente Gobert non è una persona, penso, sempre presumo, facile con cui rapportarsi e con cui giocare, per il tipo di gioco, per il tipo proprio di forse anche qualità cestistica che porta in campo. Cioè sì, va bene, tanta difesa, tanta rim protection, però poi offensivamente un po' forse ti blocca come cosa, non è quella spalla che vorresti avere in attacco se sei una guardia. E quindi bisognerebbe vedere, analizzare quella cosa. Io ti dico, posso concordare con il discorso generale, però a questo punto piantagli una bella cartella in faccia. Bravo. Un pugno sul petto, cioè un pugno sul petto sei molle, cioè cos'è un pugno sul petto? A quel punto devi fare le cose, fatte bene, sennò sei un classico buffone. Hai ragione, è così. Anche perché ne sarebbe uscito un gran TikTok, Jiggy, quindi, quindi per favore, cioè, faccio... lo buttavo su TikTok. Pensa a Gobert che prende la testa di Henderson da ginocchiata. Pensa che bello che tra l'altro anche se Henderson ha delle movenze talmente lente e ambigue che con la sua lentezza avrebbe potuto schivarlo in qualche modo, sì, orientarlo, sì. Ma infatti la reazione in panchina sembrava rallenti, cioè... Allora mi duole interrompere questa parentesi, però sapete che ci sono tante persone in chat che seguono anche il calcio. Ha segnato il Bologna, 1-0 Bologna contro il Milan al 30° secondo. Piccola parentesi, dicevamo, Ale, inizia la grande oggi. Sì, sì, inizia la grande. Un'ultima cosa che volevo aggiungere su questa cosa è che secondo me un diciamo un buon indizio sul clima che c'è in spogliatoio nei confronti di Gobert è la scagliata di Torian Prince, proprio come per dire, ma cioè, bravo, vai via. Sì, bravo, è vero. Proprio tu. No, ma io l'ho vista, bravo, in diretta, è stata una scena bellissima, cioè io mi ricordo, ho detto, a questi cazzo in un play-in importantissimo si mettono a discutere tra di loro, vabbè. Mi desota che però è andata a strabattere gli Oklahoma dominati, City Thunder, dominati, con rientro di Gobert, che ha giocato una grande partita, ecco. Ma purtroppo i problemi di Minnesota non sono solo Gobert. C'era un giocatore che era un giocatore di quelli che sono un po' nel sottobosco, ma un grandissimo difensore, un grandissimo atleta, che era McDaniel, che ha tirato un cartone al muro e si è rotto la mano. Adesso, ma tu dimmi, adesso è uscito perché, non so, era uscito per falli, che cazzo ne so, in corridoio, l'hanno inquadrato. Ma scusa, tu, uomo, ominide, puttana Eva, dai un pugno a un muro. Cosa cazzo pensi che succeda? No, io non lo so. Cicato dalla, cioè, una squadra di pazzi. Sì, ma tutto nell'ultima stagionale, tra l'altro... Bravo, tutto nell'ultima, tutto lì praticamente. Cioè, era come se fossero frustrati da settimane ed è tutto esploso in due minuti, perché sì, veramente è successa quella roba in panchina. Tornando negli spogliatoi a fine primo tempo, McDaniels ha tirato il pugno al muro e si è fratturato la mano. Dagli spogliatoi non è rientrato Gobert perché è stato mandato a casa a ripensare ai suoi errori, cioè, chissà se senza queste situazioni qui sarebbe già passato al primo turno, magari. Beh, o magari è passata stanotte, si è qualificata. Sì, no, dico, sarebbe passata direttamente con i Lakers. No, perché giocava coi Pelicans la prima. Coi Pelicans era l'ultima stagionale. Senza la situazione 19. Di Gobert, la discussione dal primo tempo, magari saresti passato direttamente coi Lakers, perché poi c'era un gran vantaggio. Quindi... Diceva Minnesota con Gobert. Se quelli i tiratori tirano come hanno tirato dei Timberwolves, si torna in Prince e Klay Thompson. Se Torian Prince diventa Klay Thompson, bravo. Non lo sapremo mai, però. Non lo sapremo mai. Leggo in chat persone dispiaciute per Oklahoma. Ho sentito dire, sono sicuramente la squadra del futuro dell'NBA. A me piace come squadra. Secondo me sono carini. Però da qui a definirli il futuro dell'NBA ne passa un po', secondo me.
Io ho tante scelte, bisogna vedere quelle scelte, se le utilizzeranno bene nel draft, se le scambieranno per scelte giuste. Quindi in fase di mercato, io non lo so, penso che su questo magari il Franz ne sa molto più di me, quindi può parlare tranquillamente. Però si dicevano le stesse cose di Minnesota, si dicevano le stesse cose dei Pelicans. Quando c'è una squadra giovane che per un anno performa oltre le possibilità, subito partono questi, diventano questi. Calma, sono giovani. A me sinceramente mi fa cagare. No! Uno può, cioè, io non so. C'è Alexander è devastante. Esatto, no, ma Alexander è buono, però non ho ancora capito come cazzo fa a far 30 di media. Non l'ho capito. Cioè, non è un grande tiratore, non penetra, non è veloce, fortissimo, però non ho ancora capito come cazzo fa a segnare. Però è un fenomeno. Dal midrange è devastante, Shea. Sì, ma è devastante, cioè ha un pump con la spalla che gli crea lo spazio che fa tirare sempre in testa. Sì, e tira in doppio passo. Tira in doppio passo. Sì, secondo me è forte nelle movenze, come dicono anche in chat, cioè ha proprio delle movenze sue, è apparecchiato. Ha delle movenze sue che lo rendono super cioè lo riconosci, è un giocatore super riconoscibile ed è quello che secondo me è anche importante poi, no, nell'NBA per farsi strada. Dicono c'è Josh Giddey, lui sì che è incredibile, è tipo un architetto che fa tripla doppia di media quasi nell'NBA. Giddey è veramente incredibile come riesca a essere così forte in un campo NBA. Perciò ci sono le cose interessanti. Non ci scordiamo di Holmgren, che si è fatto male. Però Jalen Williams, tanta roba. Ah sì, è vero. Però non lo so, per dire che sono il futuro, no, secondo me no. Che hanno giocatori interessanti e che possono sviluppare e creare, certo. Sì, non li vedo contender l'anno prossimo, a meno che non facciano mosse incredibili di mercato. Esatto, anche perché secondo me questo diventa un discorso interessante, perché nel momento in cui si ha una squadra giovane e hai tante prime scelte, perché se non sbaglio che sia 15 scelte nel primo turno, nei prossimi 3 o 16, 5 anni, sì. O 16, nei prossimi Minchia. 3 o 5 anni che sia, Minchia. Incredibile, cioè, non penso, Sam Presti ha utilizzato questa tattica, devi essere bravo nel momento in cui puoi fare lo switch, a fare quel passo, a iniziare a dire ok, abbiamo un progetto giovane, però iniziare a prendere il giocatore che ti è funzionale per la squadra, e non è un passaggio né facile né scontato da fare. Ci sono tante squadre che l'hanno cannato proprio questo passaggio qui, quindi è che devi avere anche parecchio culo, nel senso che le strade secondo me sono due: o hai lo sviluppo alla Golden State Warriors, che quindi con quelli lì li fai crescere e prima o poi speri che Shai Gilgeous-Alexander ti diventi un giocatore dell'impatto di Stephen Curry, cosa che personalmente non credo neanche se io, fortissimo, anche se è fortissimo. Oppure arriverai a un punto in cui dovrai dire più di questo con questi non riesco, tipo Boston quando aveva preso Kyrie Irving e Gordon Hayward. Cioè a un certo punto devi dire ci provo, e poi lì ti può andare bene o ti può andare male. Lore? Sì, io sono d'accordo con voi ragazzi, cioè mi trovate totalmente d'accordo. Dal prossimo anno è impossibile che diventino una contender, è una cosa oggettiva. Ho visto in chat che parlavano anche di 4-5 anni verso il futuro, però poi ci sono anche tutte altre alternative con quali scelte faranno, se le tengono, perché secondo me anche le trade poi diventano molto importanti, con tutte quelle scelte diventano molto, ma molto fondamentali. Fondamentali, assolutamente. Quindi sì, vediamo un po' il futuro cosa porterà i Thunder. Thomas al volo e poi andiamo sulle altre dei play-in. Che Minnesota, che ha dato via Gobert, ha un po' distrutto le scelte in fase di trading, secondo me overvalutato, quindi anche poi Durant, ora che è andato via, gli hanno praticamente spolpato anni e anni di scelte, quindi queste 14 scelte in fase di trade può diventare 1-2 giocatori, e se quelli non funzionano, si fanno male o non si inseriscono in squadra, hai buttato via anni e anni di preparazione, quindi penso che si ritorni all'inizio del Franz, quindi calma. Visto abbiamo parlato di scelte al volo, aggiornamento settimanale su Wembanyama, qualcuno ha aggiornamenti
San Antonio Spurs, continua a crescere. Sempre lì San Antonio? Sempre alto. Beh, sono San Antonio, Houston e Detroit, Detroit penso. Mi sembra al 14% di possibilità di scegliere la prima, di avere la prima scelta, giusto? Yes. Sì, penso sì. Poi dopo le altre ne hanno 10%, Franz va, va a calare a seconda del record. Però, cioè, potenzialmente Oklahoma City è dentro la lottery, potrebbero, cioè, basta un po' di culo, raga, cioè basta che, un po' di culo, che nella lottery capiti tu ed è fatta, cioè, non lo so, è stata multata pure, eh? Sì, $750,000 perché? Perché ha lasciato fuori i giocatori, diciamo ha fatto quello che fanno tutti però dichiarandolo in modo troppo esplicito. Ok. Esatto. Ok. Va bene, allora andiamo sugli Atlanta Hawks, Ale, e poi parliamo di Miami, perché gli Atlanta Hawks passano direttamente al primo turno di play-in contro proprio Miami Heat. Miami Heat è il figlio di Michael Jordan, perché io l'ho scoperta da poco questa roba ed è incredibile. Non so se la sai. Quale? Ale. No, c'è questa leggenda metropolitana, che in realtà definire leggenda metropolitana è un grandissimo errore. C'è questo dato di fatto, ossia che Jimmy Butler è il figlio di Michael Jordan. Minchia! Non lo sapevi? Oh. No, no, non l'ho mai sentita questa, ragazzi. Si vada ad informare perché la stupirà, glielo assicuro. Effettivamente non avevo un padre, Jimmy. Cioè, non ha mai conosciuto suo non padre. Non ha mai conosciuto Jimmy. Suo padre... È stato abbandonato dalla madre a 13 anni, sì. Perché la madre non aveva più soldi, che si presuppone siano i soldi che Michael Jordan aveva dato alla madre per una sorta di diritto di riservatezza. E gli disse: ogni volta che ti vedo mi ricordi tuo padre. Esatto. Vero, vero, verissimo. Ma non voglio più vedere la tua faccia. E gioca esattamente come lui, forse un po' meglio, se mi posso permettere. No, 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 ma un po' meglio un cazzo. L'unica cosa posso dirti che vedo somiglianza col tricipite, quello lo vedo, un pochino quello lo vedo. No, però parliamo degli Atlanta Hawks, perché anche quest'anno vanno ai playoff, grande Trae Young anche quest'anno, quindi... Atlanta Hawks e vanno ai playoff, non li vedo come una delle possibili favorite, neanche lontanamente. Beh, affrontano Boston. Io ho sentito prima il discorso di Gallinari, che purtroppo non giocherà, non sta andando benissimo, secondo me, sul ginocchio, purtroppo. Ma Trae Young è ovviamente per il piccolo pubblico numero uno, ma i Boston Celtics hanno il Marcolino con i capelli verdi, Marcus Smart, che se non è uno dei migliori difensori che esistono, poco sì, ci manca. Ma avessero solo lui, Ale, cioè Boston credo sia nettamente superiore, sì, su tutta la linea. Però l'unica possibilità è che Young ne faccia 6 bombe da 8 metri, con Marcus Smart davanti non le fa. Come li vedete Atlanta, Franz, Gigi, Lorenzo, Thomas? Atlanta è un'altra squadra che ha investito tutto in estate per prendere DeJounte Murray, quindi doveva arrivare ai playoff. E se tu vai a vedere il roster, sono anche... carini, cioè strutturati bene, nel senso che hanno un backcourt Young Murray, hanno ali atletiche che allargano il campo e buoni difensori, Hunter piuttosto che Sadiq Bey piuttosto che Collins, hanno due centri che sono ottimi rimbalzisti, Capela e Okongwu, cioè la struttura del roster c'è, però ci sarà un motivo se da 2-3 anni arrivano così in basso, cioè comunque sotto le aspettative, secondo me, indipendentemente da tutto. Però sono una mina vagante, perché cioè Trae Young è uno di quei giocatori che se ti becca la serata ti fa sì, vincere se la partita. Sale in cattedra diventa difficile fermarlo, perché poi... E in più, rispetto all'anno scorso, se Young non gira c'hai Murray che può far girare la squadra comunque bene. Secondo me sarà una serie meno prevedibile di quello che potrebbe essere. Detto questo, Boston comunque favorita, ovviamente. Forse tra le favorite ad est proprio in generale per la finale. Sì. Gigi? Gigi? Sì. Secondo me Atlanta, io mi collego al discorso di Franz, e è vero, se non sbaglio ha dato 3 prime scelte per DeJounte Murray quest'estate. E sulla carta sì, sono una squadra interessante, c'erano buone aspettative forse inizio stagione, poi secondo me che fa tanto è non so quanto Trae Young possa essere un leader in questo momento, a livello forse più che in campo, a livello di spogliatoio, perché per vincere hai comunque bisogno di un leader, e non so quanto Trae Young lo sia, perché anche in campo... Vero. Bravo, bravo. Penso che se
con DeJounte Murray, quindi hai due guard, cioè due playmaker, diciamo, per meglio dire, Trae Young potrebbe giocare anche di più off ball, e non l'ha fatto molto quest'anno, è molto ball dominant. Secondo me, se giocasse un pochettino più off ball, sparo altissimo alla Steph come cosa, uscire più dai blocchi, prendere più quel tipo di tiri, sarebbe l'unico modo perché gli Hawks possano effettivamente fare strada. Però non sembra voler andare almeno solamente verso quella direzione Trae Young, secondo me. Sì, perché poi anche con la palla è decisivo, perché comunque sì, però è fatto 41-41 in stagione, cioè sì, ok, probabile prima uscita ai playoff, niente di più, niente me. Di incredibile. Lore? Io, agganciando quel discorso di Jiggy di Trae Young leader, adesso correggetemi se sbaglio, ma Young chiese la trade a metà stagione, o sbaglio? Era uscita una notizia che lui aveva, magari non io aveva me la ricordo sinceramente ci sono stati dei rumor. C'è stato il periodo in cui con l'ex allenatore, perché adesso hanno anche cambiato allenatore, sì, da un paio di settimane, con McMillan, sì esatto, con McMillan era uscito un rumore, lui o me, in sostanza, la faccio molto, molto breve, e però una settimana fa è uscita la news per cui Atlanta comunque è disponibile a valutare in off season possibili trade per Young, quindi comunque non è chiuso il discorso, secondo me converrebbe a Young, lascia molti punti interrogativi sul ragazzo, cioè sì, due allenatori mandati via in tre stagioni, e comunque è sempre qualcosa che non va, lui e Collins che battibeccano, tutte queste cose qua. Ma secondo voi tre block da 4 anni. Secondo voi sarebbe giusto per Young fare un passo oltre Atlanta, o è meglio rimanere in quel contesto lì? Thomas, che dici? Un po' prestino. Per me forse Atlanta che dovrebbe fare un passo oltre Young. Perché metterci comunque qualcuno di fianco. A pallacanestro si gioca su due metà campo, e nella metà campo difensiva, nonostante sia in leggera crescita, io non ho mai visto e non vedo Young come né grande difensore né potenziale grande difensore. Questa è una mancanza importante che ha il giocatore. Se poi ci metti il lato caratteriale, in cui un po' è mix prima donna, con appunto questo giocatore che sega gli allenatori, diciamolo proprio pari pari, non è il massimo, ecco, come profilo su cui baserei una franchigia, un roster. Hai DeJounte Murray, hai questo problema della divisione, dello spartimento, ecco, dei possessi. DeJounte Murray ha fatto vedere, secondo me, a San Antonio che se ha palla in mano in maniera continuativa e costante nell'arco della stagione, poi diventa quel giocatore lì. Visto come vanno ora queste scelte, prenditi 7-8 scelte e dallo via. Non lo so. No, in chat parlano dell'altezza sicuramente di Young, che è uno dei suoi punti a sfavore. Io come giocatore adoro Trae Young, come però adoro, ci sono dei giocatori volti solo in una metà campo, cioè. Effettivamente il discorso lo puoi estendere a Doncic, e qua chiudo. Esatto. Però sembra un discorso quello dei centimetri, io aggiungerei anche i chili o la forza fisica, meglio un po' così, ma in realtà è vero, cioè Steph Curry, la differenza con Trae Young e Steph Curry, che Steph Curry è un grande difensore quando conta, e in generale ha una forza fisica molto superiore a quella di Young, con le doti balistiche probabilmente, vabbè, Curry è unico, okay, il migliore però della storia, forse da quella distanza nessuno esatto. Young fa anche, è uno dei pochi che riesce a fare anche quei tiri da 8-9 metri che aprono il campo come nessun altro, però il problema è che non può marcare un cazzo di nessuno, e quindi non potrà mai essere il tuo grande leader. C'è poco da fare, cioè, capisci? Quindi è quello il problema. Costruire attorno a Young ha dei limiti. Jiggy, che vedevo che stavi per dire una roba. Sì, sì. Vai. Perché comunque Steph ha fatto un percorso, cioè anche Steph ha messo su comunque massa, chi sì, voglia. Bravo. E abilità difensiva. Bravo. Nel tempo dipende se trai anche quella voglia, secondo me. E per il discorso che faceva Thomas riguardo alle scelte, secondo me è molto interessante, perché è vero, per Gobert hai dato 5 prime scelte, però poi com'è andata? Cioè, potrebbe essere anche un esempio al contrario per le squadre, di non andare magari così tanto all-in e trattenere un qualcosina in più a livello di scelte. Potrebbe essere uno spunto di pensiero. Però
Però chi dà via prenderà sempre Gobert come spunto e dirà: va bene, se Gobert dà via quello, io non chiederò mai meno. Quindi di non questo. Ci saranno più trade in NBA. Basta. Basta, non facciamo più trade. 5 anni le squadre sono queste. come negli anni 80-90 che cambiavano un giocatore a stagione per tutta l'NBA. Ci sta. Sì, esatto. Andiamo su Miami, Ale, perché Miami poi passa contro i Bulls. Sì, sì. Beh, allora qui intanto Zach LaVine, che ha fatto 39 la partita prima, Chicago ha vinto, qua ha giocato una partita, una brutta partita, e il suo problema è sempre, sarà sempre la continuità. Ma ve lo aspettavate che passasse Miami? Io personalmente sì. Beh, con quando c'hai Butler, che è, Butler è un bad dog, è uno di quelli che, cioè, non si tirerà mai indietro. E sinceramente... Guarda caso come il padre, eh? Guarda caso, guarda caso. Sì, vabbè. Però l'idolo, ragazzi, l'idolo è stato Max Struz. Ma no! Ha fatto sette bombe. Adesso, scusate, ma voi vi immaginate... a Miami, quindi lui è l'idolo di Miami per stanotte. Vi immaginate quante cubane si è trovato questa notte? Ma tu, mille titoli. È anche un bel ragazzo, Struz, dai. Sì, infatti questo qua c'è, infatti, mille. Comunque Miami ha le palle, e se Bam Adebayo si ricorda che la palla è da buttare dentro al cerchio, non di fianco, e Miami diventa però loro chi beccano Milwaukee, è vero? È un giocatore clamoroso, è fortissimo. Sì. Adebayo, sì. Beccano Milwaukee, giusto, Ale? Escono al primo turno, ragazzi, tutto bello, tutto simpatico, però non li vedo passare con Milwaukee. Però non è diverso, secondo voi, anche chiedo il vostro parere, da Atlanta? Cioè, potrebbe impensierire un po' i Milwaukee Bucks o no? Più Miami che Atlanta, secondo me, sicuramente. Eh beh, sì. Come discorso. Sì, sì, dipende secondo me. A me è una cosa che è sempre piaciuta di Miami Heat, che rispecchia sicuramente la mentalità di Pat Riley, è l'aspetto difensivo e di quanto potessero cambiare difensivamente sui vari giocatori, esclusi Herro, esclusi Struz, però soprattutto quando Lauri era arrivato come cosa, che arrivava comunque da Toronto e così. C'era l'aspetto... anche Tucker. E c'è, bravissimo, e c'era anche Tucker, bravissimo Franz. L'aspetto, cioè, se tu ti becchi Jimmy Butler, porti il blocco, ti arriva Adebayo, porti un altro blocco, in quel caso ti arrivava PJ Tucker, cioè, tosta da battere. Poi adesso Tucker è andato via, effettivamente. E quell'aspetto mi piaceva molto. Il discorso di Adebayo è interessante, secondo me è stato un pochettino al centro della involuzione dei Miami Heat. Secondo me si aspettavano di più da Bamba. Da Bamba. Lorenzo, così dici? Allora, secondo me infastidire in modo vero e proprio i Bucks, la vedo, per come sono fatti i Bucks, la vedo un pochino dura. Infastidire, allora, secondo me, io avevo pronosticato la scorsa settimana gli Heat che passavano già contro Atlanta subito. Ci poi sta. Hanno dovuto fare questa seconda partita contro i Bulls e per fortuna, diciamo, il mio bracket si è mantenuto un pochino. Però... Miami secondo me potrebbe allungare la serie alla quinta, massimo, dai, massimo alla quinta, se vogliamo essere positivi, fino alla sesta. Però sinceramente la vedo molto ma molto dura. I Bucks sono una contender vera e propria, e gli Heat secondo me no. Bello questo messaggio, scusate, che l'unica che può essere impensierita è la mamma di Jimmy, la mamma di Antetokounmpo da Jimmy Butler. Beh, ci sta. La moglie. La moglie. Mamma. Effettivamente Butler, pure lui, un bel ragazzo, un bell'uomo. Sì, però sì, se non avesse messo a qualcuno. Assomiglia a qualcuno. Non è una stronzata. Si informi, non è una stronzata, le assicuro che se si informa inizia a crederci anche lei, signorale. Io l'assicuro. Vabbè.